Amici sportivi di TEF Channel, buonasera e ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Gala Sport, la nostra vetrina estiva per continuare a parlare di calcio, soprattutto di Perugia in un periodo di ferie, ma dove il Perugia continua a giocare, quindi dà la possibilità, insomma, di continuare a seguirlo. Siamo nel giorno dopo, stiamo registrando proprio a distanza di poche ore rispetto alla partita di Milano, il grande palcoscenico di San Siro per il Perugia in Coppa Italia, partita che forse come da pronostico ha visto il Milan battere i Grifoni per 2-0, quindi conquistare il passaggio del turno. Il Milan affronterà il Crotone, partita di cui discuteremo perché ci sono stati comunque degli spunti, seppur vanno fatte le dovute differenze di categoria, e anche crediamo gli aspetti, diciamo, ambientali possono aver inciso sul Perugia giocare a San Siro. Al di là della bellezza e del fascino, non è facile anche per aspetti emozionali. Parleremo quindi soprattutto di questa partita, rivedremo le immagini, ascolteremo anche le interviste dei protagonisti, il presidente Santopadre, i due allenatori, Sinisa Mihajlovic del Milan e Pierpaolo Bisio del Perugia, anche le parole di Salifu e Rosati, quindi grazie anche al contributo di Roberto Ragni di TEF Channel, che ci ha messo a disposizione proprio nella prima mattinata di martedì 18 agosto questi contributi filmati, soprattutto relativamente all'intervista. Ne parleremo come di consueto in questa vetrina estiva con il direttore responsabile di Tifo Grifo e Agenzia Stampa Italia, Ettore Bertolini. Buonasera Ettore, ben buonasera. Ritrovato. Ettore è un amico e soprattutto un valente giornalista che anche ieri sera con la sua testata giornalistica Tifo Grifo ha seguito con grande attenzione le sorti del Perugia. Una battuta iniziale, Ettore, possiamo dire che forse ci aspettavamo questo tipo di risultato, perché insomma, pensare di andare a vincere a San Siro era forse, diciamo, un sogno un po' troppo grande, qualcosina in più forse dal punto di vista della prestazione, anche dell'approccio ad una partita così importante da parte del Perugia. Hai detto bene tu, è stata una sconfitta indolore, ma che lascia secondo me delle scorie che servono quali indicatori per poter migliorare e trovare la formazione migliore. Ieri è stata una formazione sperimentale che ha visto anche fuori ruolo diversi giocatori, secondo il mio modesto parere, tant'è che il Milan ha pressato soprattutto sulla fascia destra e sulle imbucate centrali, dove avevamo un 98 Mancini, non me ne voglia, un bravissimo giocatore di prospettiva, ex primavera della Fiorentina, e sulla fascia sinistra avevamo Rossi, che non è il suo ruolo naturale, ma che è stato fatto giocare anche lo scorso anno, però non con tante, diciamo, esperimenti positivi. C'erano anche, io ritorno a ripetere, Fabinho fuori dal suo ruolo naturale, c'era anche Lanzafame fuori dal suo ruolo naturale e di Carmine anche lui fuori dal suo ruolo naturale. Questo non significa nulla, il Perugia sta cercando di sperimentare, trovare la formula giusta, però come anche tu hai detto ieri quando ti abbiamo intervistato, il gioco del Perugia è diverso rispetto a quello che ci eravamo abituati prima, quindi la prima cosa dobbiamo prendere atto, sconfitta indolore, comunque la prestazione del Perugia c'è stata, anche se, diciamolo chiaramente, il Milan non ha voluto infierire, sia perché ci sta nel calcio questo tipo di atteggiamenti, e sia perché il Milan si gioca domenica una partita molto importante subito da prima giornata contro la Fiorentina. Quindi ci sono delle indicazioni, come hai detto tu, è una sconfitta indolore se la prendiamo, certo. Troppo impari la differenza, vedere i giocatori come Cerci, come Abate, come Abbiati, come Menez, come Suso, cioè ce ne sono tanti che in panchina, che sicuramente come Poli, insomma Milan ha una squadra stratosferica. Basti pensare quanto ha investito stanno il Milan nella campagna acquisti per rendere, diciamo, non netta ancora di più la differenza. Il Milan è la squadra che ha investito di più, forte anche del contributo che ha avuto in società con l'arrivo di un socio asiatico, quindi poi che ancora devono arrivare questi soldi, però non so, vabbè, se arrivano, però di fatto gli hanno promesso, però di fatto l'accordo c'è stato. Ieri era presente Berlusconi, quindi era una partita molto importante. Hanno un grande allenatore, un grande motivatore, perché Perugia l'ha persa la partita anche da un punto di vista dell'atteggiamento mentale, perché è vero che erano estremamente forti, ma è altrettanto vero che abbiamo perso sia da un punto di vista tattico, perché dovuta alla superiorità della squadra, ma sia dal punto di vista mentale,
sentiamo molto la superiorità tecnica a livello Poi, come psicologico. dicevamo, anche l'ambiente può aver inciso, comunque va dato atto che c'era una cornice di pubblico e mi riferisco chiaramente alla parte perugina davvero lodevole perché oltre 1000 persone, 1.200 persone. 1200 persone si sono recate a San Siro per insomma, vivere un po' questa serata particolare, rivivere le emozioni di un passato, quindi va dato atto anche attraverso il contributo della Rai si sentiva e si scandiva benissimo la voce dei tifosi che hanno cantato per tutta la partita. Quindi questo sicuramente resta, diciamo, un aspetto molto positivo, come al solito i tifosi del Perugia dimostrano sempre di riuscire a vincere le loro partite sul piano di quella che può essere un confronto, del tifo. Di questo e approfondiremo poi anche ascoltando, come dicevo, le interviste che saranno anche uno spunto per ulteriormente della nostra discussione. Dico, parleremo di questo dopo la nostra consueta sigla, il consueto ringraziamento a chi ci sostiene agli sponsor. Poi iniziamo subito a parlare di Milan-Perugia, rivedremo anche, le azioni salienti per un po' analizzare quanto questa partita può dirci in vista del futuro, futuro che si chiama campionato e che è sicuramente l'aspetto più importante della stagione che sta per iniziare per il Perugia Calcio. Allora, ben ritrovati dopo la nostra sigla, il consueto ringraziamento per chi ci sostiene, gli sponsor che stanno dando corpo e vita a questo progetto di Gala Sport, edito dalla testata giornalistica Avinews, agenzia giornalistica della quale stiamo registrando presso gli uffici centrali in Via della Stella a Perugia. Dicevamo insomma di questo Perugia, Ettore, di questa sconfitta che al di là del valore della partita, perché diciamo, non è immaginabile insomma, che una squadra di Serie B, visti anche gli equilibri che esistono nel calcio italiano, possa auspicare di proseguire il proprio cammino in una coppa nazionale, qual è la Coppa Italia, appunto, soprattutto quando si trova subito di fronte squadre importanti come quelle di Milan, però ci sono degli aspetti, diciamo, tecnico-tattici da valutare. Ieri sera, a mio avviso, poi tu già hai introdotto un po' la tua opinione nella parte iniziale della nostra trasmissione, diciamo, si sono visti in questo momento i limiti di questo schieramento tattico. Cioè, di uno schieramento tattico che sostanzialmente prevede due stantuffi, così io li chiamo, ovvero due centrocampisti centrali molto più dediti alla fase atletica e non, che non quella, diciamo, tecnica, anche se Rizzo e Salifu, diciamo, che hanno dei buoni piedi, e diciamo tre giocatori a ridosso, di una punta che è Matteo Ardemagni, che abbiamo visto anche in questo precampionato quando è messo in condizioni di poter, diciamo, esprimere le sue potenzialità negli ultimi 30-40 metri, lo fa abbastanza bene. Ieri sera, diciamo che i tre giocatori che sono un po' l'asse determinante, di questo modulo hanno per certi versi, deluso. Fabinho, probabilmente ha le corde per fare questo tipo, di modulo, ma, credo che in questa fase risenta un po' anche nel dover giocare, come giustamente sottolinei tu, contro mano, quindi essendo un mancino naturale, gioca a destra, è costretto spesso a dover rientrare sul suo piede migliore e Lanzafame, che l'anno scorso noi avevamo, soprattutto la piazza e i tifosi, spesso celebrato, per le sue qualità, criticando anche l'allenatore perché non lo impiegava, ad oggi è un giocatore che non è nel cuore del gioco, ma si limita a giocare, diciamo, sulla fase esterna con tutti i limiti che ne abbiamo visto, in cui spesso anche lui il dispendio da un punto di vista di energie lo porta magari a degli errori come è successo ieri, diciamo, nelle vicinanze della porta del Milan dove ha calciato in malo modo. Quindi ci sono degli aspetti da dover sottolineare che esulano dal risultato, che non era sicuramente quello un test che può dirci effettivamente qual è il peso del Perugia rispetto anche alle ambizioni che sono state diciamo abbastanza chiare, che è quello di fare un campionato importante. Allora resta da capire se questo diciamo atteggiamento tattico, visto nelle interviste che poi andremo ad ascoltare, dice il Perugia non ha un unico modulo di riferimento, ma nel corso del campionato dovrà adattarsi a diverse soluzioni. Io credo, pur non conoscendo personalmente Bisoli, ma ritenendolo un allenatore molto intelligente e anche un uomo di calcio, che in questo momento abbia individuato in questo modulo, diciamo, l'unico atteggiamento tattico in cui il Perugia possa esprimersi meglio, perché se volesse, immagino, fare un centrocampo a tre, credo che gli manca sicuramente attualmente o un'altra mezzala o diciamo un metodista davanti alla difesa. Probabilmente se volesse giocare con un rifinitore, credo che in questo momento non veda il Lanzafame le caratteristiche tecniche per fare questo tipo di modulo. Quindi adesso, al di là di quelle che possono essere le scelte di Bisoli, è chiaro che la palla passa anche alla società, perché la società ha avuto una fase in cui ha operato con una certa celerità, acquistando giocatori in serie, riconfermandone alcuni.
Però adesso diciamo che ci sono una quindicina di giorni per dare corpo sia da un punto di vista numerico che anche da un punto di vista qualitativo a questa rosa, anche perché rischia, al di là delle valutazioni che hai detto tu di non aver fatto giocare i giocatori fuori ruolo, Bisoli con trovarsi una coperta corta. Sì, sono convinto di questa cosa, che è vero che Perugia ha ancora un congruo tempo per poter operare sul mercato. Scade il 31 agosto alle ore 23 il calciomercato, uno dei più lunghi calciomercati della storia. È estremamente vero quello che dici tu, al Perugia mancano diversi elementi, mancano un difensore, due centrocampisti, manca anche secondo me una punta di supporto, cioè che abbia le stesse caratteristiche con Antemani. Ripetiamo, non fa testo, non è una prova attendibile se la mettiamo da un punto di vista tecnico, con il Milan troppo alla superiorità e su questo non ci piove, l'hanno dimostrato, hanno dei campioni. Però resta il fatto che si dovrà intervenire sul mercato. Su questo la società, che lo scorso anno è stata sollecita nel vedere quali erano le lacune, ti ricordi, a Latina, in un'amichevole, capì quali erano le situazioni, cambiò il modulo dal 4-3-3, si passò dal 3-5-2. Ora questa partita però delle indicazioni la date. La date è che ancora non sappiamo quando recupereremo Belmonte. E quindi è un difensore importante, però quindi manca un centrale. Evidentemente non crede in Comotto, perché ieri c'era un'occasione per far giocare sia Comotto e Taddei. C'era un'occasione per poter fare mettere Beh, diciamo una che il squadra palcoscenico, era no? più equilibrata. Il palcoscenico lo L'esperienza, imponeva, no? l'esperienza, un Taddei, con un Taddei che laterale, centrale, lanzafame. A destra mi ci metti Lanzafame, a sinistra mi ci metti Fabinho. Io direi che è tempo anche di provare altre soluzioni, visto che Fabinho, se si mette in un corpo, si fa giocare un giocatore contromano, prima o poi si va a sbattere da qualche parte. E allora evitare, evitare, perché finora l'indicazione, noi l'abbiamo sempre detto, calcio d'agosto, pallone mio, non ti conosco, sono indicazioni che lasciano il tempo che trovano. Però una cosa l'abbiamo capita: a questa squadra la società deve dare maggiori elementi per avere una squadra competitiva. Anch'io, quando ci troveremo l'altra volta nella partita contro la Reggiana, ha detto il Perugia ha utilizzato troppo le palle lunghe. L'anno scorso di questa cosa non si poteva neanche parlare, perché la abiurava l'allenatore Camprone. Camplone. E non era nemmeno tanto contento lui, ma quando ci troveremo con squadre in Serie B, dico che il nostro campionato è di Serie B, e su questo ha ragione il presidente, ha ragione l'allenatore, che non potevano fare più di tanto rispetto agli elementi che avevano contro un Milan stratosferico. Però le indicazioni le abbiamo capite. Giocatori fuori ruolo purtroppo ce ne sono stati. La società dovrà intervenire. Deve intervenire naturalmente, compatibilmente con le casse, perché è un momento difficile. Perugia si è fatto sempre sentire, ma manca questa squadra. Il quadrilatero non è più sufficiente, il quadrilatero dei rapporti che ha con il Perugia al Certo. momento, ha dimostrato che con questa squadra non è sufficiente. Se si vuole evitare l'errore dello scorso anno, che si è intervenuti a gennaio e si è data una squadra super competitiva, che se avessimo avuto all'inizio dell'anno saremmo andati in Serie A. Allora, l'esperienza servono per capire quali sono stati gli errori in precedenza, la partita di ieri serve per capire cosa manca al Perugia. È chiaro, il nostro campionato è di Serie B, il Perugia ce l'ha messa da un punto di vista dell'impegno, 10 e lode, 11, anzi 110 lode ai tifosi del Perugia che hanno sostenuto la squadra. Quindi c'erano tutti i fattori importanti per una gara che avrebbe potuto, secondo me. Possiamo, scusa che ti interrompo, riassumerla così, diciamo in questa fase, poi ascolteremo adesso, faremo una pausa, ascolteremo anche l'intervista, la parte di intervista che riguarda il presidente Santopadre, che estrapoliamo dalle altre, anche perché insomma Bisoli e Mihajlovic l'abbiamo già ascoltati, diciamo nel dopo partita, quindi però ascoltare le parole del presidente Santopadre è sempre importante. Diciamo che ad oggi, diciamo, se il materiale tecnico
che il Perugia ha a disposizione. Resterà questo anche nelle caratteristiche di giocatore. Non dimentichiamoci che comunque Parigini per questo tipo di modulo potrebbe essere un giocatore importante perché ha nelle caratteristiche quello di giocare sull'esterno, saltare l'uomo, andare sul fondo. Diciamo che ci aspettiamo da Bisoli diciamo delle scelte da un punto di vista di uomini diverse, cioè Fabinho probabilmente in quel tipo di ruolo, quando devi affrontare anche delle partite di un certo livello, probabilmente è un giocatore, diciamo, a rischio in quel tipo di ruolo, ci ha messo a destra, probabilmente potrebbe rendere di più diciamo nel suo ruolo naturale che è quello di sinistra. Vedere magari Parigini, ridare possibilità ad alcuni giocatori, cioè se Taddei con quello che guadagna rimarrà a Perugia, magari inserirlo in un contesto di un ruolo che nella sua carriera ha già ricoperto, anche se magari non lo potrà fare per gli interi 90 minuti, ma magari vedere Taddei esterno, diciamo di un centrocampo che può essere considerarsi a 5 quando difendi o di una tre quarti a 3 quando attacchi, potrebbe essere una soluzione, anche perché questo modulo, se ben ricordi, era un po' stato anche, diciamo, l'anello debole di Battistini nella sua esperienza a Perugia, soprattutto quando si presentò in prima divisione dopo le due vittorie di campionati, perché lì diciamo che il Perugia rischiava sempre l'inferiorità numerica a centrocampo e si chiedeva spesso, diciamo, l'inserimento di un giocatore chiave che era Moscati, che sapeva sia attaccare che difendere. Quindi Moscati diventava il terzo centrocampista in fase, diciamo, di non possesso e diventava l'eventuale quarto attaccante in fase di attacco. Questo con le dovute riserve da un punto di vista fisico di tenuta, anche perché Taddei non ha più l'età di Moscati, però questo secondo me Taddei, ammesso che il Perugia non trovi una soluzione di mercato per Cerro, lo potrebbe garantire. Dietro è giusto dare fiducia ai giovani, però crediamo che l'esperienza di certi giocatori possa in un certo senso tornare utile, soprattutto in determinate partite. Quindi, a meno che il Perugia non intervenga sul mercato dando delle alternative di gioco a Bisoli, ovvero comprando un regista o un metodista, come lo vogliamo definire, magari un giocatore, un altro centrocampista con le caratteristiche della mezzala, e probabilmente se di Carmine lo vogliono considerare una prima punta, un giocatore, un rifinitore in grado di dare a Bisoli anche l'alternativa nel trequartista, io credo che Bisoli debba fare delle scelte diverse da un punto di vista di uomini. Non è escluso che già venerdì sera con il Teramo ci sarà questa amichevole al cui, diciamo, il tecnico possa fare qualche scelta diversa. Nel frattempo noi ci sentiamo il presidente Massimiliano Santopadre nella, diciamo, zona mix zone, così come la chiamano adesso, dello stadio Giuseppe Meazza di San Siro, che parla della partita, inizia proprio facendo i complimenti a Rosati, di cui noi, diciamo, ci siamo dimenticati questa sera, ma che È stato il risulta migliore in campo insieme a Volta. Volta e Rosati, soprattutto Rosati, Ma anche Salifu e Rizzo hanno fatto un lavoro è notevole. encomiabile, però diciamo che questa volta, visto che Rosati quando si è presentato a Perugia ha avuto, no, magari qualche diffidenza in merito anche ai suoi trascorsi negli ultimi anni, visto che ha giocato poco, insomma, in un palcoscenico importante come quello di Milano, Rosati ha dimostrato tutte le sue qualità. Rosati, che dobbiamo comunque dirlo per dovere di cronaca, è ancora, diciamo, oggetto delle attenzioni purtroppo della giustizia sportiva in merito al suo trascorso a Lecce. Lì c'è una richiesta da parte di Palazzi che lascia veramente perplessi, perché questa giustizia sportiva basta che, diciamo, un pentito, un pregiudicato faccia una dichiarazione per riaprire un processo, ma Dove c'è stato due sentenze che l'hanno scagionato, quindi dove anche Benassi, che conosciamo, un grande portiere, un grande uomo, viene riconvolto un'altra sì, volta. Io vorrei dove magari ci vedere, sono società che io ammettono di aver comprato devo capire, ma è le partite. possibile che abbiamo solo un pubblico ministero per la giustizia sportiva, che tanto fece, fu determinante per la retrocessione del Perugia? Sappiamo come allora andò nei confronti del Perugia, furono spietati. Andremo a vedere quello che succederà, perché sono aumentate a dismisura le cause di natura sportiva. E avere un solo pubblico ministero che da illo tempore sta sempre là, è un palazzo immobile. Sarebbe ora che i palazzi, siccome al plurale, sia data la possibilità a tanti palazzi di poter espetare, tanto più che aumentano a dismisura le cose. Andremo a vedere anche quello che succederà al Teramo oggi noi non la sappiamo perché Stiamo registrando nella nella mattina. mattinata, oggi saranno le sentenze di Teramo e di Catania. Voglio vedere anche queste sentenze, ce ne sono state nella Lega Pro altre indicazioni. Quindi se aumenta a dismisura questo tipo di problemi, ma se dei giocatori sono stati assolti, come mai vengono ritirati in Ma ballo? no, Sei un pentito, la cosa grave è sei che un basta la pentito, dichiarazione di un un pentito pentito. per riaprire un Mamma mia, processo. tutto
Vedere le streghe non è il concetto del diritto, vedere sempre le streghe, comunque sempre in male, non è un concetto non è un concetto del diritto che mi sta bene. Iusta lex, sed lex. E dura, nel senso come se dura lex, sed lex, deve essere dura se ci sono i presupposti. Ma se vengo 2 volte scagionato, perché mi richiamate in ballo? Dove sono le prove? No, ma soprattutto quello che è grave, lo ripeto, è che basta la dichiarazione di un pregiudicato per riaprire un processo sportivo che ha già avuto, diciamo, 2 ordini di giudizio. Comunque questo lo vedremo, chiaramente essendo sia Rosati che Benassi, Rosati l'abbiamo conosciuto, lo stiamo conoscendo in questa fase, Benassi abbiamo conosciuto il giocatore ma soprattutto l'uomo, speriamo che per loro, per il bene del Perugia in questo caso per quanto riguarda Rosati e da un punto di vista umano e personale per quanto riguarda Benassi, che questa situazione possa risolversi nel migliore dei modi così come è successo in passato. Noi adesso ci ascoltiamo il presidente del Perugia Massimiliano Santopadre. Ci aggiungiamo qualche consiglio pubblicitario, poi rientriamo, commenteremo le parole dello stesso presidente e poi dopo daremo corso anche alle altre interviste. Dicevo, quando sono entrato nello stadio mi sono ricordato quel Perugia Torgiano, mi sembra luglio, che era la prima amichevole che io assistevo del Perugia, insomma ne abbiamo fatta di strada, poi spero che ce ne sia ancora tanta da percorrere. Innanzitutto ho visto un grande portiere e questo ci fa stare molto tranquilli e fiduciosi sul campionato perché abbiamo capito che un portiere forte equivale a una punta da 25 gol. Poi ho visto comunque una squadra organizzata, ho visto un Milan che ha fatto benissimo perché devo dire che Mihajlovic ha fatto affrontare, ha trasmesso alla squadra quella cattiveria giusta anche se affrontava una squadra di categoria inferiore. Quindi io ho visto un buon Perugia, poi è normale, in 10 è diventato tutto non difficile, impossibile, però abbiamo anche fatto delle buone cose dietro, anche in 10. Io da quello che sento in giro che è la prima volta che succede una cosa del genere, il ragazzo è stato assolto in primo e secondo grado, adesso gli avvocati stanno lavorando per l'inammissibilità della riapertura del processo e quello che posso dire ai tifosi è che Rosati è un ragazzo no in gamba, straordinario, ma in campo e fuori dal campo e nello spogliatoio. Quindi spero proprio che poi venga risolto tutto nel migliore dei modi. Io personalmente sono molto ottimista. Allora, ben ritrovati, abbiamo ascoltato le parole del presidente Santopadre che sostanzialmente ha ribadito un concetto che noi avevamo introdotto, ovvero quello di Rosati, cioè diventa difficile capire l'ammissibilità di un processo di fronte a 2 gradi di giudizio e anche l'assoluzione rispetto allo stesso argomento. Chiaramente rinnoviamo in bocca al lupo a Rosati nella speranza che questo, diciamo, richiesta da parte del pubblico ministero Palazzi possa decadere anche per la serenità dello stesso giocatore e soprattutto per il bene del Perugia che a San Siro ha avuto la dimostrazione di aver trovato un portiere che potrà sicuramente dargli una mano nel percorso della Serie B come diciamo, perugini e per averlo conosciuto auguriamo la stessa cosa anche a Massimiliano Benassi, ex giocatore del Perugia che quest'anno è tornato a difendere la porta del Lecce dopo l'esperienza dello scorso anno ad Arezzo. Abbiamo sentito Ettore, un presidente Santopadre abbastanza sereno, che tutto sommato ha accettato di buon grado questa sconfitta, così come un po' l'abbiamo fatto noi, elogiando gli atteggiamenti difensivi, chiaramente anche ricordando, non l'abbiamo fatto, che il Perugia ha vissuto parte della partita in 10, però sostanzialmente rimangono un po' quelle perplessità a cui facevamo riferimento prima noi, relativamente soprattutto alla tenuta di un modulo che diciamo in fase offensiva sembra essere diciamo un pochino carente, al di là, ripetiamo, del valore del Milan, dell'aver giocato a San Siro, però insomma si evince che certi giocatori probabilmente nelle partite che contano potrebbero avere delle difficoltà, quindi torniamo sul discorso di Fabinho, torniamo sul discorso di Lanzafame e anche su quello di Di Carmine. Vorrei reintrodurre un argomento a cui tu facevi riferimento prima, ovvero al quadrilatero, cioè le strategie di mercato che il Perugia ha attuato sin qui. Il quadrilatero sostanzialmente è un termine convenzionale, immagino con cui tu hai usato intendere i rapporti che sin qui il Perugia Certo. ha intrattenuto, rapporti che hanno visto spesso la società operare con alcune, principalmente con alcune società, su tutte la Fiorentina, che è stata un po', insomma, una risorsa importante per il mercato estivo del Perugia, lo è, diciamo, l'Udinese ormai da tempo immemore, soprattutto da quando Santopadre, diciamo, è diventato un dirigente a tutti gli effetti della Perugia Calcio, lui lo ricordava da quella famosa
partita con il Torgiano, lo è in parte spesso anche la Juventus e forse qualche volta la Roma. In più, diciamo, c'è un paio di procuratori su tutti che sono Lucci e Paloni che suggeriscono o danno comunque sia il là anche a delle trattative. Possiamo dire che in questi 15 giorni ci aspettiamo un guizzo, una giocata da parte dei dirigenti del Perugia, diciamo addetti alle diciamo questioni di mercato, su tutti Roberto Goretti, anche coadiuvato da Marcello Pizzimenti, che ha in questo momento acquisito dei ruoli diciamo anche nel settore giovanile, ma che a tutti gli effetti è il direttore sportivo del Perugia. Possiamo dire che, insomma, al di là di queste triangolazioni ci aspettiamo qualcosa per completare questa squadra? Sì, io sono sicuro che alla fine opereranno nella direzione giusta, tenuto conto delle indicazioni che sono venute. Non bisogna commettere lo stesso errore dello scorso anno, per cui a gennaio si rifarà la squadra. Due, ci sono dei giocatori che mancano a questa rosa. Tre, il modulo che vuole applicare è uno dei tanti moduli, perché poi Pisoli l'ha detto, noi giocheremo con diversi moduli, e su questo ci aspettiamo anche un cambio di modulo da parte di Pisoli, e anche la presa atto di Pisoli che certi giocatori messi contro mano, secondo il mio modesto parere, ma poi è lui che decide, è lui che conosce i giocatori, è lui che sa fino all'ultimo e conosce tutti, diciamo, i segreti dello spogliatoio, messi contro mano per ovvie ragioni, perché mai andare contro natura, nel senso, alla fine queste, diciamo, forse possiamo, queste, scusa che queste incongruenze si pagano. Possiamo dire tanti. Che Fabinho, rispetto a tanti mancini che nella storia hanno giocato diciamo in ruoli partendo da destra, accentando da sinistra, probabilmente è un giocatore che soffre di più questo tipo di atteggiamento tattico. Nella storia del calcio potremmo nominare Bale piuttosto che Robben, che sono i giocatori che hanno fatto le loro fortune sportive giocando in quel tipo di ruolo. Lo stesso Cerci, che tu nominavi, spesso ha reso di più quando partiva in quel tipo di ruolo. Però sostanzialmente Fabinho, io ripeto, nelle partite che contano, giocare con la Reggiana piuttosto che in amichevoli con il Carpi ha una sua valenza. Nelle partite dove anche gli aspetti emozionali, gli aspetti della tensione nervosa, come è successo ieri sera, possono giocare un aspetto importante anche nella prestazione del giocatore, credo che il giocatore stesso debba essere messo nelle migliori condizioni per poter rendere. Forse lui in quel ruolo fa più fatica, come io le stesse condizioni lo vedo per Lanzafame. Lanzafame è un giocatore, l'anno scorso ne abbiamo spesso parlato, è stato anche nominato il miglior grifone dello scorso anno, forse qualcuno avrebbe voluto vedere magari riconosciuto questo titolo ad altri giocatori, uno su tutti Fossati, che ha fatto un campionato straordinario. Lanzafame l'anno scorso, quando veniva impiegato poco anche nel ruolo di mezzala, veniva spesso discusse tali scelte. Come mai secondo te Pisoli non gli ha dato, diciamo, in mano la squadra? Perché molti si aspettavano quest'anno che Lanzafame diventasse quel giocatore, diciamo quel trequartista, quell'uomo di talento in grado di accendere il Perugia. Tutt'oggi Lanzafame è relegato in un ruolo di esterno, e questo, diciamo, ruolo diciamo di rifinitura dietro la punta è stato assegnato a Di Carmine. Sì, a Di Carmine, che fa la seconda punta. Di solito lui è un giocatore che il ruolo che ha svolto la seconda punta. Io credo che nelle fasi di sperimentazione stia provando dei moduli, ma si sia reso anche conto lo stesso allenatore Bravo Pisoli, che ha inculcato una mentalità, questo sì, da subito, dal 16 luglio, in poco tempo ha cercato di dare una mentalità alla squadra, però bisogna rivedere un pochino l'atteggiamento. Il tentativo ieri di mettere fuori ruolo Rossi e un giocatore classe 98 di prospettiva, badate bene, un giocatore bravo che ha dato anche degli ottimi riscontri, mi riferisco a Mancini, ma preferirlo al posto di Comotto o di Rossi, che, lo ripeto, Rossi ha sempre giocato con le squadre di Pisoli, è un giocatore su cui punta, tant'è che è stato confermato, era in area di essere venduto, certo. L'ha voluto Pisoli. E anche il vedere isolato gli schemi offensivi, non avere tanti schemi offensivi, vedere isolato il nostro bravo Ardemagni, sta a significare che bisogna cambiare. La squadra era spezzata in diversi tronconi,
credo che sarei rimasto contento nel vedere però gli schemi su calcio di punizione, su calcio da fermo, Su perché questo, su all'inizio c'è questo. stato un bellissimo schema Allora, che su questo già è un vanto positivo, è una scelta positiva di Bisoli. Allora, gli aspetti positivi dobbiamo tenerli, quelli sulle calci inattive, sulle palle inattive, il Perugia rispetto allo scorso anno è estremamente migliorato. C'è margine di miglioramento, è chiaro. Andremo a vedere quale sarà la risposta proprio contro il Teramo, perché non fa testo la partita contro il Milan, troppa differenza. Sono d'accordo con il presidente che ha detto che la sua squadra ha dato delle indicazioni importanti, prime fra tutte Rosati, però se il migliore in campo è Rosati e Volta, allora vuol dire che siamo stati presi a pallonata. Però questo è un dato è oggettivo, ma resta il fatto che il Perugia ha cercato, con i limiti che, propri di una squadra che è nuova, con i limiti di alcuni giocatori fuori posto. Ci tengo a dirlo perché con tutta onestà noi giudichiamo in base a quello che vediamo, in base alla prestazione che è stata fatta. Certo. È chiaro, non è probante il test contro il Milan, però delle indicazioni la date. Andremo a vedere se è vero che vorrà adottare altri schemi. Perché ci troveremo in grave difficoltà quando, giustamente l'hai anticipato tu, quando a centrocampo ci sarà saremo messi in minoranza e ci sarà una superiorità numerica per gli avversari. L'abbiamo visto quanto abbiamo sofferto negli anni scorsi. E poi con due stantuffi che o hanno le pile atomiche e se non Vabbè, hanno sostituti sono 42 le gare, quindi ci sono delle cose diciamo che... che questo modulo, per quello che possono essere le nostre conoscenze, fermo restando che sono conoscenze di carattere giornalistico che non si vogliono sostituire a delle Certo. professionalità, quali sicuramente esprime per Paolo Bisoli, a mio avviso e a nostro avviso può essere, diciamo, un modulo che ha ragione di esistere laddove ci sono dei giocatori, soprattutto quelli che giocano sugli esterni, in questo caso nei ruoli di Fabinho e Lanzafame, ma anche a chi sta nei ruoli dietro la punta, che devono essere dei giocatori assolutamente determinanti. Questo è un modulo che paradossalmente impone alla squadra che l'adotta di giocare e di essere talmente propositiva, talmente tambureggiante da non mettere in condizione gli altri Di di poter... creare superiorità, di creare possibilità, diciamo, di gestione del pallone, perché con questo modulo, se non ci sono degli interpreti giusti, il Perugia rischia di o appiattirsi qualora debba per forza di cose chiudersi, quindi abbassare gli esterni ed essere una squadra poco propositiva in avanti, o addirittura quella di spezzarsi qualora non ci sia grande sacrificio magari da parte degli esterni. Quindi qui secondo me passa necessariamente le scelte tattiche di Bisoli e quelle che vorranno fare la società. Se questo, al di là della possibilità di cambiare, che credo che sia una forma di grande intelligenza da parte di un allenatore anche dichiararlo, ma farlo durante il corso della stagione, se questo potrà essere uno dei moduli di riferimento del Perugia, bisogna trovare delle soluzioni tattiche, delle soluzioni, diciamo, non dico tattiche, ma da un punto di vista di scelte individuali alternative. Ad oggi faccio un esempio con tutti i dovuti, diciamo, paragoni. L'anno scorso è stato molto criticato, anche secondo me perché è stato messo a fare un ruolo che non era suo. Se Rodrigo Taddei, per quello che costa al Perugia Calcio, per l'investimento che ha fatto l'anno scorso, se è in condizioni fisiche di poter giocare e il Perugia Calcio vuole mantenere rapporti con questo giocatore, se il Perugia vorrà fare il 4-2-3-1, uno dei giocatori che secondo me merita una chance è Rodrigo Taddei, nel ruolo secondo me che ha ricoperto ieri sera Fabinho. Lo potrebbe fare Spinazzola. Lanzafame, se è il giocatore che la società si è spesso affrettata a dichiarare essere importante, un valore aggiunto di Perugia, deve stare nel vivo del gioco. Lanzafame, esterno di centrocampo, è un giocatore come tanti altri. Forse in quel ruolo, in determinate partite, gli è preferibile Parigini. E allora a quel punto potremmo anche rivalutare le scelte spesso criticate che l'allenatore dello scorso anno faceva. Quindi, se queste, ribadiamo, sono delle scelte tattiche, sono le scelte tattiche condivisibili, a patto che siano messi in determinati ruoli dei giocatori che possano dare dei contributi. Fabinho, se deve giocare, a mio avviso, per le sue caratteristiche tecniche ma anche caratteriali, deve giocare in un ruolo che è suo, ovvero esterno di sinistra. Queste, secondo me, sono delle considerazioni, a meno che la società, come dicevamo prima, Interviene su questo. intervenga comprando un trequartista di un certo livello,
comprando magari un altro esterno di un certo livello, allora a quel punto probabilmente il Perugia potrà fare il salto di qualità anche con questo modulo. Fermo restando che Bissoli secondo me fa questo modulo perché in questo momento non ha alternative, perché il centrocampo a 3 in questo momento non lo può fare perché manca di un metodista e manca sicuramente di una mezzala all'altezza di poter garantire una qualità e una quantità durante tutta la stagione. Prima di procedere anche con le opinioni del nostro Ettore, ascoltiamoci ancora i contributi della sala stampa della mix zone dello stadio Meazza di San Siro. Ascoltiamo Sinisa Mihajlovic, Pierpaolo Bisoli, Salifu e anche Rosati, di cui spesso abbiamo parlato in questi ultimi minuti. Poi andremo a commentare. Vi ricordo che Gala Sport in questa puntata di metà agosto, diciamo, si dedicherà molto quindi al commento di questa partita, come già fatto. Poi nella parte conclusiva, in quella che noi definiamo Gala Sport più, ovvero la nostra appendice di trasmissione, manderemo alcuni servizi, tra cui vi invito ad ascoltare un'interessante intervista che proprio la redazione della VNews ha realizzato con Gianni Troiani, ex giocatore del Perugia, che è tornato in Umbria con una sua squadra del Kenya per affrontare alcune amichevoli, per portare la testimonianza di come si possa essere allenatori importanti anche in dei paesi dove il calcio, diciamo, si sta sviluppando. Quindi adesso ascoltiamoci le interviste di San Siro, poi non dimenticate anche l'importante e interessante intervista con Gianni Troiani. Possiamo anche sbagliare ruolo, possiamo sbagliare passaggio, ma non dobbiamo mai sbagliare atteggiamento. Questo penso che sia visto anche oggi, perché dal primo minuto abbiamo cercato di giocare per porre il nostro gioco come sia giusto che sia, che abbiamo pressato, abbiamo fatto recupero immediato. Loro praticamente non hanno fatto nulla di importante, ma soprattutto per merito nostro. Sul Perugia, un giudizio sul Perugia, anche se stava Non perdendo. è giudicabile, perché comunque penso che fra Serie B e Serie A c'è tanta differenza. Poi giocare a San Siro, prima partita contro Milan, non è facile per loro. Loro sono sicuramente una buona squadra, una squadra tosta. Ho visto anche i risultati di precampionato, che è una squadra che comunque subisce pochi gol, c'ha carattere di allenatore, perciò io a posto vostro non mi preoccuperei. Non mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra dopo l'espulsione di un loro giocatore. Avevamo dovuto continuare a giocare e cercare di fare altri gol, ma invece l'abbiamo gestito e questo non mi è piaciuto, ma questo l'ho detto anche a loro. Stiamo parlando della scala del calcio mondiale, quindi molti giocatori potevano patire l'impatto. C'erano giocatori molto giovani che quindi potevano soffrire questo. Abbiamo preso gol nel momento migliore nostro, quando cominciavamo ad attaccare. E abbiamo preso un gol in contropiede e poi il secondo è stata una giocata straordinaria del trio davanti, che secondo me è uno dei migliori che c'è nel campionato di Serie A. Però la mia squadra non si è demoralizzata, è stata sul pezzo, ha cercato di controbattere. Al secondo tempo abbiamo avuto due occasioni importanti per cercare di accorciare le distanze. Quando siamo rimasti indietro, ho capito che lì volevo vedere il carattere della mia squadra, e lì si è visto veramente il carattere, che non ha mollato, non ha voluto prendere un'imbarcata di gol, ha cercato di coprire tutti gli spazi nonostante eravamo in inferiorità numerica. E ho visto una squadra che ha questa voglia, che renderà orgogliosi i tuoi tifosi, che oggi sono stati meravigliosi venire qui in massa. Dopo la Reggiana, lei aveva detto impensabile venire a giocare a San Siro con quel modulo. Invece ha avuto coraggio, lei ha provato a dare questo coraggio anche alla squadra. Sì, anche perché penso che se era giusto dare un'impronta, un'identità alla gente, cioè nel senso che noi dobbiamo avere la nostra identità, indipendentemente di chi è l'avversario. È chiaro che questo avversario di caratura elevata in Serie B non lo troveremo, quindi non devo mai snaturare le mie forze. Quando vedo che la mia squadra in quel modulo, con quei giocatori, ha un buon calcio, di fronte non devo cercare sempre di difendermi, devo cercare di imporre. Mister, per TEF Channel, un bel Perugia nel secondo tempo, quando la situazione si era compromessa, no? Nel primo tempo. Sì, questo vuol dire che c'è già la mentalità, vuol dire che c'è la voglia di soffrire, la voglia di cercare di imporre le proprie idee. Secondo me è stato anche bello l'impatto, cioè, i primi 10 minuti siamo stati bravi, dopo che abbiamo preso il gol ci siamo un po' smarriti. Vuoi l'impatto di questo calcio, detto della scala del calcio europeo, vuoi perché davanti secondo me hanno 3 giocatori straordinari. E quindi lì abbiamo perso un po' le nostre dimensioni. Quando ci siamo difesi sul 2-0 ho visto un'identità ben precisa e molto bella da vedere. Come le domandavo prima, è questa la vera identità del Perugia, con un trequartista alle spalle delle due punte? Potrebbe essere anche questa, potrebbe essere anche questa. Noi non dobbiamo avere solo un modulo
per cercare di dare punti di riferimento all'avversario. Noi dobbiamo cambiare in base alla nostra forza, alla nostra voglia dei giocatori di imporre la loro forza, e quindi cercherò sempre di variare. All'inizio avevo detto che non sarei venuto col 4-2-3-1, poi sono venuto perché in questo momento secondo me i giocatori meritavano anche questa opportunità, e alla gente che è venuta. Poi ho dovuto fare degli accorgimenti e sono andati bene, perché tutto sommato dopo non abbiamo rischiato poco, se non in giocate singole dei giocatori. Un'altra nota positiva alla prestazione di Rosati, nonostante il momento delicato che sta vivendo. Beh, io con Rosati ci scherzo sempre, quindi so il valore dell'uomo, so il valore del portiere, quindi lui deve stare tranquillo. So che in un momento particolare, ma io ci scherzo tutti i momenti, quindi con lui su questa cosa so che sarà una bolla di sapone, perché noi facciamo affidamento su un grande uomo, un grande portiere, oggi l'ha dimostrato, e quindi sono sicuro di averlo per tutto il campionato. Ora mancano gli ultimi 2-3 rinforzi. Se il Perugia ritiene a che percentuale di preparazione in vista del campionato? Beh, numericamente ci mancano 2-3 giocatori, e questo lo sa anche la società, stiamo lavorando con questo. La percentuale secondo me è aumentata, siamo al 60-70%, poi proprio perché in 10 non abbiamo sofferto niente, quindi eravamo bravi a coprire il campo nonostante hanno questi grandi palleggiatori. Abbiamo ancora 3 settimane di tempo, abbiamo ancora da affinare qualcheduno che è arrivato in ritardo rispetto ad altri, però siamo sulla strada giusta. E se questo è lo spirito, i tifosi possono stare tranquilli per l'impegno che daranno e saranno orgogliosi di questa squadra. Non sempre si potrà vincere, perché il calcio non si può vincere, però sono convinto che i tifosi, con così come saranno oggi, si stanno vicini, e ci toglieremo delle soddisfazioni. Salifu, grandi problemi nel primo tempo, poi il Perugia ha reagito nella ripresa, forse un po' troppo tardi. È vero, al primo tempo abbiamo sofferto tanto, perché stiamo giocando due che, come giocano Milan, hanno giocato benissimo, però solo che abbiamo messo male. Poi il secondo tempo abbiamo sistemato le cose, poi siamo riusciti a fare un po' bene, sì. Con Bissoli prima sottolineavamo il grande carattere nella ripresa, no? Quando anche in 10 avete tenuto bene il campo, e forse quando avreste magari rischiato la goleada, no? È vero, perché quando abbiamo preso Rosso mi è stato detto dobbiamo rimanere basso, dobbiamo uscire, anche ognuno prende il suo uomo, poi non dobbiamo, siamo bassi, poi abbiamo fatto bene, secondo me abbiamo fatto bene. Secondo tempo, primo tempo abbiamo messo male, solo che poi secondo tempo mi sta parlato tanto, poi abbiamo messo bene. Il piano tattico con il centrocampo a 3 soprattutto è andata meglio, con il trequartista dietro le due punte, la difesa a 4 che ha retto malissimo nel primo tempo, forse troppi errori individuali, no, in quel settore di campo. No, primo tempo abbiamo sofferto tanto, perché non riusciamo a fare niente, anche passaggi un po'. Poi secondo tempo abbiamo sistemato le cose, poi abbiamo fatto bene, però secondo me quando abbiamo fatto 3 abbiamo fatto bene. Con il centrocampo a 3 personalmente ti trovi meglio? Sì, sto bene, anche 2 per me sto bene, però solo che 3 oggi abbiamo fatto benissimo, però non benissimo, però secondo te abbiamo riuscito a fare qualcosa in più, sì. Una considerazione sui tifosi straordinari, più di 1000 al Meazza, te l'aspettavi? Mamma, tifosi sono tanti, sono contenti, anche loro, ti ringrazio a loro perché loro cantano bene, poi si aiutano tanto, cioè, secondo me sono contento. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi. Sì, purtroppo avrei preferito che questa faccenda si fosse conclusa un po' di tempo fa, come è già successo. Purtroppo l'hanno, come ho detto, riaperta, spero che si concluda prima possibile, però io e la società siamo molto fiduciosi e aspetteremo, però ripeto, sono tranquillo perché sono estraneo da tutto. Quindi. Intanto possiamo dire che Rosati risponde con i fatti in campo, oggi è stato il migliore in campo. Sì, fa piacere aver fatto una buona prestazione, speravo servisse di più, ecco, per quanto riguarda il risultato della squadra, però come ho già detto in precedenza, noi ripartiamo dal secondo tempo che abbiamo fatto oggi, dove la squadra nonostante in 10 ha sofferto contro un grande Milan in un grande stadio, e quindi questo ci fa ben sperare per la stagione che verrà. Ecco, innanzitutto se ci può raccontare appunto questa esperienza con il calcio keniota e questa esperienza in Kenya. È un'esperienza bellissima, meravigliosa, è iniziata 4 anni fa,
la Nakumat calcio praticamente non esisteva, aveva iniziato allora a sistemare una squadra di calcio, stava in quarta serie italiana praticamente. Noi in ogni anno abbiamo vinto in campionato, adesso siamo in Premier League, che è equiparata alla Serie A, è chiaro, questo lo devo sottolineare, non è uguale alla Serie A italiana, non è uguale alla Serie B, però la categoria è sicuramente la stessa, perché per il Kenya la Premier League è un campionato importante. Perché sei andato in Kenya? Questa è una battuta molto semplice, perché amo il calcio, perché in Kenya mi sono potuto esprimere nel calcio che io amo, il calcio vero, il calcio, quello che io praticavo quando ero a Perugia, quando praticavo a Foligno, dove ho passato a Perugia degli anni meravigliosi. Abbiamo vinto un campionato, siamo arrivati in Serie B e per la prima volta il Perugia si è riscattato dopo tanti anni. E quindi ritrovare questo calcio in Kenya per me è stato importante. Ma perché voi dite, ma il calcio qui italiano com'è? No, non è uguale, non è la stessa cosa. I ragazzi che io ho avuto prima di partire per il Kenya non hanno quella passione che hanno questi ragazzi. Questi ragazzi si riscattano da una vita in moltissima, da una vita di stenti, da una vita dove, se voi pensate che a Nairobi c'è una baraccopoli che si chiama Kibira, che si stima che ci sia circa 1 milione di persone, non hanno acqua, luce, non hanno niente. Quindi quando io do questa possibilità a questi ragazzi di potersi riscattare, di dargli un domani migliore, per me è motivo di grande soddisfazione. Io lo faccio perché, lo ripeto, mi piace il calcio, lo faccio perché laggiù vedo un calcio che a me piace, ma anche per questi ragazzi che quando arrivo o quando qualche volta parto non è che mi dicono ma dove vai, ma quando ritorno. Quindi c'è anche un rapporto proprio con la gente del posto? Molto umano, un rapporto umano dove a me piace. E un'altra battuta molto semplice è ma ti senti sicuro laggiù? Perché lei prima è partito e dice ma laggiù c'è stato, no, un mio amico adesso mi ha detto ma laggiù c'è stato un attentato. Sì, sì, ma laggiù io sto più sicuro di quando sto qui. Se lei pensa che io sono 4 anni che sto giù, non mi hanno toccato mai niente, ho lasciato della roba fuori, non mi hanno toccato mai niente. Qui in Italia in 4 anni 7 volte i ladri mi sono venuti in casa. Allora ditemi se sto più sicuro laggiù o se sto più sicuro qui. Detto questo, perché questa tournée? Perché questa tournée a Perugia, in Italia, in Umbria? Perché per due motivi molto semplici, perché in questa grande società che è la Nakumat, il proprietario è un indiano, ma il braccio destro è un italiano di Tavernelle, il cavaliere Leonardo Dolciami, persona eccezionale. Quando io parlo cavaliere uno pensa, dice ma questo c'ha 80 anni, no, c'ha 40 anni, un ragazzo che in 20 anni si è fatto un grande nome in Kenya, e non è facile perché in Kenya ci sono molti italiani ma molti qua. Questo a giugno, alla festa del 2 giugno, la festa italiana, l'ambasciata italiana gli ha dato il titolo di cavaliere del lavoro. Quindi lei immagina, allora ho avuto questa opportunità tramite questa persona, andare in Kenya, allestire una squadra. Se voi pensate che la prima volta che sono andato giù, che mi hanno portato a vedere la partita, questa Nakumat ha perso 3-0. La settimana dopo io mi sono armato di buona volontà, prima avevo pensato di ritornare via, dico ma dove sono andato? Poi dopo sono armato di buona volontà, ho fatto prendere una lavagna, quelle plastificate, l'ho attaccata a un albero. Allora lei dice ma perché un albero? Perché laggiù tutte le categorie, quando inizia la partita, si spogliano ai bordi del campo, finita la partita, si danno una pulita con la maglietta che hanno giocato, si rivestono e vanno a casa. Non è che hanno spogliatoie, non è che hanno docce, non è che hanno niente. Allora dice ma perché? E io sto cambiando anche questa mentalità, perché alla Nakumat, dopo questi 4 anni passati meravigliosamente, quest'anno abbiamo inaugurato il campo della Nakumat, dove ci sono gli spogliatoi, ci sono le docce e c'è una palestra per la ginnastica, dove possono questi ragazzi modificare il loro aspetto fisico. E questo è per la prima volta in Kenya, quindi sto cercando di cambiare mentalità. L'altra situazione è perché sei venuto in Italia. È molto semplice per me, per due motivi molto importanti, perché l'anno scorso quando eravamo in Serie B, io la chiamo sempre Serie B, laggiù si chiama Super League, la promessa fatta sia da me che dall'amico Leonardo Dolciami è stata: se vincete il campionato andiamo in Italia. Il campionato l'hanno vinto e adesso siamo qui. Allora qualcun altro dice ma siete qui per fare che cosa? Io non voglio battere il Città di Castello, non voglio battere lo Spoleto, non voglio battere il Perugia, non voglio battere, io non sono venuto su per battere, io sono venuto su per dare a questi ragazzi
una grande soddisfazione. Primo, una grande soddisfazione, il volo. Se voi pensate, per questi ragazzi volare era un evento noi inimmaginabile. In questo contesto non solo volare e venire in una nazione come l'Italia, ma ieri sera perché avete perso 2-0? Ma semplice, questi qui siamo partiti l'altro ieri, abbiamo fatto 13 ore di volo, siamo arrivati ieri mattina alle 9:30, tra Ic e Oc siamo andati allo stadio a Città di Castello, ma voi pensate, il primo tempo gli tremavano le gambe, vedere un posto nettamente diverso da quello che è il loro. Secondo tempo abbiamo giocato molto bene, abbiamo avuto anche l'opportunità di fare gol, quindi non sono venuto, però io lo ripeto, non sono venuto qui con questi ragazzi per battere queste squadre. Gli dico subito, l'unico rammarico che ho in questo contesto e non è aver potuto giocare a Foligno. Io a Foligno ho passato 8 anni meravigliosi, avrei voluto questa partita e parlare e risalutare il presidentissimo avvocato Ario Dante Picuti, Franco Passeri, un altro bravissimo presidente, ma più che altro riabbracciare i miei vecchi amici di tante battaglie calcistiche, naturalmente Fofo Mariani, Cecchetto, Raffaeli, Montioni, Bordoni, Tommaso Adriani, e non è stato possibile perché con questa nuova dirigente ho trovato un muro invalicabile. Questo per me è stato un grande rammarico, solo questo, dopo per il resto sono felicissimo. Ecco, ha avuto modo di seguire il calcio italiano in questi anni, il Perugia? Certo, io l'anno scorso quando sono rientrato, perché il campionato laggiù è nettamente diverso da questo qui, ho avuto opportunità di stare qui e di andare a vedere il Perugia, ho tifato Perugia naturalmente, io tifo Perugia perché poi tra l'altro il fratello di questo Leonardo Del Ciami, Enrico Del Ciami, era un appassionatissimo della curva nord. Era uno di quelli, adesso non mi ricordo come si chiama, gli ingrifati o le cose, no, non lo capivo, le furie rosse, le brigate rosse, non me lo ricordo se come si chiama, però era uno di quelli. Quindi tra me e lui c'è un rapporto dove quando c'è la partita del Perugia in televisione ce la vediamo insieme. Quindi ma non solo questo qui, se l'anno scorso è stato buttato via per un soffio. Io spero che quest'anno il Perugia vada in Serie A e faccio i migliori auguri, ma per me è stato importante poter ritornare in questi ambienti e poter dare questa esperienza ai ragazzi. Portato questo. Questa è la cosa migliore che penso che possiamo fare. Ben ritrovati nella parte conclusiva di questa discussione in merito al Perugia in questa versione estiva di Gala Sport. Vi ricordavo prima delle interviste, insomma, abbiamo ascoltato Salifu che ha fatto i complimenti ai tifosi del Perugia, giustamente perché lo meritano. Abbiamo ascoltato Rosati, abbiamo ascoltato Bisoli e Mihajlovic. Vi ricordo anche nella parte conclusiva di Gala Sport, nell'appendice Gala Sport Più, rivedremo i servizi che riguardano uno sport quale il golf abbinato ai motori con le concessionarie Central Car e Rossi. Rivedremo il consueto approfondimento sui integratori della farmacia Bolli e soprattutto vedremo questa interessantissima intervista realizzata dalla Live News, se non sbaglio dal collega Nicola Torrini, con Gianni Troiani che è arrivato a Perugia. C'è stata anche un'amichevole con la Primavera con la sua squadra del Kenya, Gianni Troiani che ha raccontato un po' una sua esperienza, una bellissima intervista dove racconta un po' le difficoltà di portare il calcio, un certo tipo di calcio a cui noi siamo abituati in un paese che ha delle difficoltà oggettive da un punto di vista economico, di vita quotidiana, ma di come anche le sue metodologie abbiano portato dei miglioramenti. Raccontava, e poi questo anche lo potranno ascoltare i nostri tifosi, una cosa, i nostri telespettatori, una cosa che mi è rimasta impresso quando dice diciamo la soddisfazione e anche l'emozione che i giocatori del Kenya hanno avuto nel prendere un aereo e trasferirsi in Umbria per venirsi ad allenare, quindi cose che magari per gli abituali calciatori dei nostri campionati, anche quelli delle serie inferiori, diventano cose normali. Per questo invece erano momenti di gioia e sicuramente momenti da ricordare. Prima di vederci questa bella intervista e tutta quella serie di servizi che ho appena elencato, Ettore, adesso il Perugia avrà una fase diciamo di fermo rispetto a quello che sarà l'inizio del campionato, fermo restando che la giustizia non ci metta ancora le mani. La prima, diciamo, fine settimana di settembre sarà il momento in cui partirà il campionato di Serie B. Il 25, ovvero martedì prossimo, ci sarà diciamo i calendari a Pescara, dove Tifo Grifo, Agenzia Stampa Italia saranno presenti direttamente per dare conto, insomma, di questo bel evento con la Lega di Serie B che anche l'anno scorso, se non ricordo male, inaugurò in Liguria
con una bellissima cerimonia, nell'attesa insomma di conoscere gli avversari, tutte le varie dinamiche del campionato. Adesso ci saranno due amichevoli, una venerdì con il Teramo e l'altra con l'Arezzo, occasioni anche queste per testare ulteriormente gli aspetti tattici. Forse quella con il Teramo diventa più probante, anche perché certo, il Teramo presumibilmente, a patto di sorprese rispetto a noi, stiamo registrando nella tarda mattinata di martedì 18 agosto, in giornata sono attese diciamo le sentenze per quanto riguarda Teramo e Catania. Può essere un test importante. Pensi che Bisoli già con il Teramo potrà dare corso a qualche soluzione tattica diversa, oppure anche lui, forse come noi crediamo, attenderà il mercato per voltare o dare qualche alternativa da un punto di vista tattico? Le due cose. Il fatto, io confido molto nella saggezza e nell'esperienza dell'allenatore Bisoli, e lo dico perché si è visto già nei cambi che ha riportato una squadra più equilibrata. Diciamo, abbiamo sofferto meno quando Alassane è tornato a giocare a sinistra nel suo ruolo naturale, Rossi è stato spostato al centro, è stato levato Fabinho che in quel ruolo non ha reso, è stato tolto Di Carmine. Quelle indicazioni che avevamo detto, noi l'avevamo fatto anche ieri, per la verità l'avevamo evidenziato ieri questa incongruenza. Quindi mi aspetto da Bisoli un'analisi di quali sono state le cause e gli aspetti positivi, gli aspetti negativi, una valutazione serena su quello che è accaduto contro il Milan, e mi aspetto dei cambiamenti, ma mi aspetto anche un intervento sul mercato, perché non ce lo nascondiamo, lo stesso allenatore sta aspettando 2, 3, 4 giocatori in maniera tale che abbiamo una rosa di almeno 18 giocatori che si possono giocare un posto. Anche perché non ce lo nascondiamo, 42 giornate, ci auguriamo 42 giornate, sono tantissime, lunghissime, e con due giocatori, quei due che soffrono il centrocampo, che spendono tantissime energie, se, io l'ho detto prima, se gli diamo le pile atomiche sicuramente resisteranno. Ma come hai detto tu, attenzione a creare inferiorità a centrocampo. Nell'ottica, scusa che ti interrompo, della rivalutazione di alcuni giocatori, abbiamo detto dell'importanza di Rossi. Bisoli, tra le varie richieste che aveva fatto, se ben ricordi, avevamo messo proprio una parte di una sua conferenza stampa dove diciamo era abbastanza esplicita la richiesta, a parte del famoso terzo portiere che è arrivato, ma anche di alcuni ruoli importanti. Si parlava della difesa, del centrocampo e forse dell'attacco. La difesa, il fatto che abbia dato fiducia a Mancini, il fatto che Rossi probabilmente rispetto alle valutazioni inizio stagione potrà essere diciamo un giocatore che almeno nella prima parte di stagione possa rimanere, secondo te escludono l'esigenza dell'arrivo di un difensore centrale? Si era parlato anche della possibilità dell'arrivo di Egazi. Credi che insomma questo aspetto possa essere diciamo importante? E c'è un altro aspetto: abbiamo spesso discusso del centrocampo e la necessità di avere un metodista, cioè un giocatore che sappia dettare i tempi davanti alla difesa. Attualmente il Perugia in rosa Felipe, che è stato protagonista della vittoria del campionato dalla Lega Pro alla Serie B, pensi che lui possa essere tra i giocatori da rivalutare, oppure lì serve qualcosa di diverso? Andrea, hai detto bene. Allora, in difesa serve, al di là dei giocatori che abbiamo e al di là di quando Belmonte lo recupereremo, serve un giocatore che possa svolgere due ruoli, di esterno e anche centrale. Sembra, stante quelle mie informazioni, ma potrebbero essere smentite, che Gazi non sia oggetto di interesse del Perugia e che la Fiorentina te l'avrebbe dato tramite Pradei, l'amicizia che Perugia vanta, come abbiamo ricordato, in quel quadrilatero di rapporti che ogni società si crea con delle società con delle società importanti. Quindi se la Roma acquisterà un difensore centrale ancora calda Cavaradossi, giocatore che sarebbe veramente, farebbe al caso del Perugia, queste sono delle possibilità. Comunque parliamo di un giovane, quindi di un giovane che ha grandi qualità e ha giocato contro il Real Madrid in Thailandia, in Indonesia, insomma è un giocatore che ha fatto, che tuttora ha giocato nelle amichevoli della Roma, quindi scuola Roma, che potrebbe comunque, i problemi difensivi che ha la Roma forse sarà difficile, no, a meno che entrano dei giocatori in difesa, allora sì, dopo la vendita che hanno fatto al Milan del giocatore che abbiamo visto proprio ieri, Romagnoli. Ora a centrocampo la vedo come te,
Lui forse contava su De Feudis, che è andato a Lecce, che è un giocatore che aveva quelle caratteristiche che lui conosceva e che manca al Perugia. E ora, stante la rosa che abbiamo e al momento non si è intervenuto, allora l'alternativa è o acquistare uno in quel ruolo che abbia quelle caratteristiche tecniche o far giocare Filipe, cosa che ha fatto ieri. Quindi evidentemente si è reso conto che con il gioco che vuole realizzare lui gli mancano alcuni elementi, quindi ci attendiamo un intervento della società, che naturalmente deve fare necessità virtù, perché ricordiamolo, è un mercato difficile per tutte le squadre, anche in considerazione del fatto che più ci avviciniamo e più le occasioni arriveranno, perché ricordiamolo ancora una volta, le società di Serie A dovranno avere una rosa di 25 giocatori. Certo. Allora quelli che oggi ti rifiutano magari, no? Si parla di Buchel, che c'è una lotta tra il Pescara e Perugia, che si è sempre, in quest'ultimo tempo, si è sempre, diciamo, c'è avuta questa lotta tra... Certo che sale il rimpianto vedere i giocatori magari come Verri, che probabilmente non molti auspicavano poter ritornare in Serie A, sono andati a finire comunque a Pescara, vedere un giocatore come Fossati, che è rimasto in Serie B, diciamo che non sta attualmente godendo di grandi considerazioni da parte di Rastelli a Cagliari, aumentano ancora di più, diciamo, i rimpianti, perché probabilmente... Però la proprietà, Andrea, è del Milan. No, indubbiamente, però magari si poteva, in un certo senso, visti anche i rapporti... Ma il Pescara è la società che ha venduto giocatori come Bjarnason, ha venduto diversi giocatori, certo. Ha anche introitato molti giocatori, e poi ha buoni rapporti con la Roma, dove il società Politano, Caprari l'hanno ripreso loro. Quindi siamo in antagonismo con questo Pescara su diversi giocatori, anche con la Juventus, perché adesso si parla di Buchel, che è un giocatore della Juventus prestato al Bologna, ma che vuole lo stesso Pescara. Sembra dove interessa il giocatore del Perugia ci inserisce il Pescara, o viceversa dove interessa. È un dualismo continuo, tra Pescara e Perugia, che dà un po', diciamo, il là e la continuità alla partita dei playoff, che ha visto prevalere proprio i pescaresi poi sconfitti in finale dallo stesso Bologna. Quindi un po' il termometro della situazione del Perugia è questa. Adesso due amichevoli che aiuteranno, insomma, ulteriormente il Perugia a trovare le giuste alchimie tattiche, anche la giusta forma in vista del campionato. Ma adesso, diciamo, che possiamo dirlo che la palla passa alla società. Adesso sono 15 giorni in cui il presidente Santo Padre e i responsabili del mercato, su tutti Roberto Goretti, dovranno dimostrare di avere quelle capacità, quelle abilità che poi nel corso di questi anni, nel corso di questo tempo, hanno già dimostrato. Basti pensare a quello che è stato fatto a gennaio l'anno scorso, ma anche in altri tempi, anche quest'anno, comunque le acquisizioni, i ritorni del Prete, la possibilità della conferma di Ardemagni, l'arrivo di giocatori interessanti come lo stesso Salifu Alassane, testimoniano, insomma, la capacità di questa società anche di inserirsi negli ambiti del mercato, mantenendo, come giustamente hai detto tu, dei rapporti con alcune società, con alcuni procuratori. Adesso sostanzialmente un pochino il salto di qualità che probabilmente il Perugia necessita, di cui Bisoli, seppur in maniera elegante, spesso fa notare, passa necessariamente per le scelte che farà la società. Periodo che diventa importante anche un po' per misurare il termometro della tifoseria, che lo scorso anno, proprio a ridosso del campionato, dimostrò tutto il suo affetto, forse anche, diciamo, oltre quelle che erano le migliori aspettative per il Perugia rispetto al discorso della campagna abbonamenti che a quest'oggi va un pochino più a rilento nei paragoni rispetto a quelli che erano, diciamo, i numeri dello scorso anno, fermo restando che l'anno scorso l'impennata decisiva la diedero le tre partite, le tre vittorie consecutive. Quindi ci auspichiamo che il Perugia quest'anno possa, diciamo, dare corso con un buon inizio di campionato all'interesse verso i tifosi, e sostanzialmente quindi un Perugia che possiamo promuovere in questa fase estiva, perché di partite, diciamo, anche di un certo livello ne ha vinte. L'unica che ha perso è stata col Milan, ma chiaramente era una partita con un dislivello importante. Ma Perugia che deve ancora, come abbiamo detto, trovare un giusto assetto o comunque i giusti uomini per dare quella solidità che magari ci aspettavamo. Forse, volendo chiudere, avendo conosciuto Bisoli e avendo
diciamo, capito qual è il suo temperamento, cioè dice: io voglio che la mia squadra, ogni volta che i giocatori escono, abbiano la maglia sudata, abbiano dato tutto. Forse diciamo che da un punto di vista di impegno e di cattiveria ci aspettavamo qualcosa di più. Nella partita più importante diciamo che il Perugia è venuto a mancare sotto questo tipo di aspetto, soprattutto nel primo tempo, diciamo, al di là della capacità dei colpi di tacco di Bacca, delle azioni del Milan o cose varie, diciamo che è stato un Perugia, diciamo, sotto l'aspetto del temperamento è venuto meno rispetto magari a una squadra più tecnica. È vero, questo mi ha sorpreso, è un dato che mi ha sorpreso. Per ritornare nel merito di quello che dicevi tu, la differenza in questi casi la fa la società. La società che prende atto delle situazioni, prende atto delle correzioni che deve fare, lo fa rapidamente, lo fa tempestivamente e interviene. È qui che si vede la bontà, la capacità e la grande prospettiva che può dare ad una squadra. È vero, ieri nota tra le altre note non esaltante, chiamiamolo così, è stato il fatto che ha perso anche sulla cattiveria. Le squadre di Bisoli si caratterizzano per l'impegno, la grande attenzione che hanno fatto. Alcuni passaggi ieri dietro contro il Milan mi hanno lasciato perplesso, evidentemente ancora non hanno capito quello che Bisoli vuole, e sono sicuro che rivedendo la partita Bisoli tirerà le orecchie a quei difensori che hanno fatto degli errori madornali. Sono convinto che il nostro allenatore trarrà delle conclusioni molto importanti, e mi aspetto già dalla partita del Teramo dei cambiamenti per provare altre soluzioni. È vero che il Milan non è probante, così almeno però non vogliamo che passi inosservata certe anomalie, certe situazioni, certe lacune, diciamo, certe da un lacune, punto di vista, diciamo, perché strutturale, perché poi se non ci si accorge adesso ci si accorgerà in corso d'opera. Un'opera che il Perugia, l'ha detto per bocca di Santo Padre, vuole fare meglio dello scorso anno. Fare meglio dello scorso anno significa vincere direttamente, perché poi arrivare agli spareggi promozione è un po' una lotteria, quindi lì poi magari ti può capitare di trovare, di imbeccare la partita giusta, come magari è difficile riuscire ad andare avanti come è successo al Perugia, che l'anno scorso insomma ha avuto una seconda parte di stagione davvero entusiasmante. Noi siamo arrivati alla parte conclusiva di Gala Sport, di questa versione estiva, dove con il collega Ettore Bertolini ci siamo divisi un po' gli argomenti, le opinioni, soprattutto in merito al Perugia Calcio, Perugia che ci ha dato da parlare anche per quest'estate in merito alle amichevoli, all'inizio della preparazione, ma soprattutto anche una partita ufficiale importante come è stata quella con il Milan di lunedì sera. Probabilmente non abbiamo la certezza, dalla prossima settimana Gala Sport tornerà nella sua veste canonica, quindi con gli ospiti in studio, c'è almeno da parte nostra attesa di rivedere, di ascoltare le opinioni, oltre che del nostro amico e collega Ettore Bertolini, anche di Alessandro Antonini, di Stefano Vinti, di tanti compagni di viaggio che hanno fatto parte della nostra avventura, che ormai dura da oltre 7 anni e che sta portando dei risultati in termini di ascolto e di considerazione. Vi ricordo che Gala Sport ha delle repliche importanti, quella del mercoledì alle 20.30 sul canale 112, sempre di TF Channel chiaramente, a 00:30 del giovedì sul canale 12. Gala Sport la potete rivedere sin dal pomeriggio di mercoledì, al massimo della mattinata di giovedì, anche su tifogrifo.com, quindi sulla testata giornalistica diretta da Ettore Bertolini, e su Sport Perugia. Ci rivedremo anche degli interessanti servizi sul golf abbinati ai motori, quindi alla concessionaria Central del Carre Rossi, e il consueto appuntamento con gli integratori della farmacia Bolli. Non mi resta che ringraziare la VNews e i suoi tecnici, a partire da Francesco Brunetti in regia, per aver dato corso a questa puntata, come a tutta la struttura che sostiene ed edita questa trasmissione. Un saluto anche a Francesco Mancini. L'appuntamento, per chi vorrà, spero sarete in tanti, è per martedì prossimo.